Daniele Stival, momento importante qua in Veneto, si parte con iniziative concrete a favore del referendum sull'indipendenza. A anni di lavoro, di sacrifici, ovviamente stiamo arrivando al dunque, nel senso che vogliamo mettere sul piatto una questione forte e importante come è l'autonomia e l'indipendenza del nostro Veneto, ma lo mettiamo nel piatto del popolo, cioè devono essere i cittadini a essere responsabili di ciò che vogliono per il loro futuro. Sì, perché sembra che appunto dal punto di vista di consigliere regionale tutto è fermo, bloccato, un po' insabbiato nelle commissioni, si perde tempo e la richiesta di referendum sembra appunto lontana. Ma c'è sempre da utilizzare la via istituzionale, perché è quella appunto che porta poi nelle istituzioni questo elemento, però bisogna anche evidentemente rendere consapevole il Consiglio regionale che dietro c'è un popolo che con la sua forza vuole dire qualcosa, se a favore o se contro l'indipendenza, e quindi questa raccolta di firme, questa gazebata dell'1 e il 2 di marzo hanno questo obiettivo: portare il popolo in piazza, perché poi la politica deve capire che solo e soltanto la volontà popolare è quella che conta. Daniele Stival, cosa vota? Credo che fa parte della nostra vita e siamo qui che combattiamo da sempre, ovviamente noi vogliamo l'indipendenza e io voglio l'indipendenza.